Copritemi! Colpisci il muretto, bravo. Ma cosa deve fare? Grande. Ok. E si va, e se ne va. Il capitano se ne va. Non so dove ce ne andiamo. Sono nemici? Sembra tutto sotto controllo, Shepard. Non lo so, non mi convince. Che dicevi Garus? No, sotto controllo, meno male. Non riesco a mirare. Abbiamo un'altra arma che è meglio per noi. Allora, tu ti vieni cecchino. Idem io. Bersaglio agganciato. Quello è troppo veloce. È morto, no vabbè. Ok, io sto proprio morendo. Com'è che non mi ha più? Ho una linea di tiro. Vedo tu anche così lì. Scudi abbassati. Ok, scudi abbassati. E che ci spara? Scusi, ah, ma questo qui, ma da nulla proprio. Ma da nulla proprio si arriva, eh. È bloccato lui, ok, non male. Questo non muore. Ok, assaggiate questo. No, ho sbagliato. Riprendelo. Poi gli fa? Vabbè, però tu è tu, Dio mio. Sì, attivo lo scudo ora. Dai, su, facciamo pure meglio il combinato dei Gatti, che è un po' lento. Dai, su! Dai! Oh, rimangono solo gli idioti! Tu pensa a quello là, va! Io penso a lui! Ciao, ciao, ciao! Due addirittura! Tutto io devo fare qua, tutto io! Siamo distrutti! No, c'è qualcun altro! Salve. È quello che così ammirare. Aspettava che contatti, non lo so. Negativi. Il nostro amico si è ripreso. Ciao Cuscio, tutto a posto. Saliamo di qua. Vediamo cosa c'è qui. C'è una porta. Niente, queste cose di figo, ma niente. Scendiamo? Whee! Putto, dici scivolando, Shepard, che non lo fai? Io sei stanco. Ai 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 ai. Sempre stanco il nostro Shepard, la 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 la. Nemici avvistati.
i nemici su a vista. La 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 la, male. Scudo pompa prometti per questo giorno è speciale, no, di pompa. Scudi disattivati. Oh, signore. Vieni qua. Un altro morto. Provo andare giù almeno. Tu disturbato di non sapere niente. Lo sta lì. Bersaglio non acquisito. Ma sparategli a cecchino ghetto. Ciao, confermata. Bersagli neutralizzati. Ok, bravi. Bravissimi. Non ero mai stato in una rovina protean. Oggi a parte la cittadella, ovviamente. Ma ah, c'è troppo rovina protean? C'è lì? Non lo sapevo questa cosa. Ragazzi, sto a posto, come va? Mi piace il lavoro con me? Volete altro? Volete unirvi a un'altra squadra? Se lo volete, vi uccido tutti. Dittatore a vita. Ok, posso girarmi? No, devo forse vedere loro nelle loro belle facce. Grazie. C'è lei contento fusione. Ma che vuole? Ma lei, non è che vuole? Arriva qui questo. Uno è morto. Vabbè, già sono. Camminata veloce. A quanto pare i Protean amavano la semplicità. Può essere. Perché non saltano loro? Io non salto mai, è un po' brutto questo. Non so però. Ok. Si ci mettiamo la schiena. Va va va. Io lo devo in faccia. Sotto ascensore. Vabbè, ci buttiamo da qui, no? Ok. Chi? C'è qualcuno in grado di aiutarmi? Ehi! Ma lei chi è? Mi scusi. C'è qualcuno là fuori! Sono il Dracula! Mi serve aiuto! Ma sei reale? No, Yara, non essere stupida. Qui non ci sono esseri umani. Stai avendo un'allucinazione. E poi parli da sola. Oh, per la dea, morirò in questo posto. Io sono reale e ho intenzione di tirarti fuori di lì. Sai, per essere un'allucinazione sei estremamente intelligente. Di solito non dicono di essere reali. Oppure sì. In fondo non lo so, non è che abbia le allucinazioni di frequente. O almeno spero. Il mio nome è Shepard. Mi manda al Dipartimento Specialisti Tattica e Ricognizione. Uno spettro. Però niente male. Ma guarda che cosa ha creato la mia mente. Una figura protettiva. Sì, perfetto. Rassicurante. D'accordo, starò al gioco. Come vedi, sono intrappolata qui. Se sei reale, come dici, allora trovo un modo per farmi uscire. C'è una specie di repulsione magnetica che blocca il passaggio. Si tratta di una barriera protea. Sapevo che mi avrebbe salvato dai Geth. Quando l'ho attivata, devo aver toccato qualcosa per sbaglio. E così mi sono ritrovata bloccata qui. Deve tirarmi fuori, ti prego. Troveremo un modo per aiutarti. Ma certo! A che serve un'allucinazione che non fornisce qualche falsa speranza? Ascolta, se sei reale, trova un modo per superare la barriera. Trova un modo per sistemare i Geth. Allora usa il pannello di controllo per liberarmi. Se invece non sei reale, lasciami in pace. Sono stufa di parlare con me stessa. Signora, tutto si calmi, io sono realissimo. Perché devo offendere? Allora, lei si usa lì per difesa dei Geth, però è rimasta lì bloccata. Benissimo. Ho visto il amico lì, ho visto. Lo andiamo giù. Ci arriva il pannello di controllo. Se ci cosce con i laser. Salve. Oh, distrutto. Salve. Scudi perduti. Che uno è morto, ma si può non finire però. Sto sparando un muro, beh. Grande, spara ancora. Ok.
Oh, qual è da sparare? Cerco dentro gli ioni. Per cui potrebbe esplodere. No, non cercare. Li abbiamo uccisi tutti, Shepard. Sì, lo so. Fatto. Fammi questo. Atto di equipazione semplice. Ma vado a casa che non mi riesco più tanto. Queste armi sono fighe e basta. Ok, dov'è il panel di controllo per poter salvare la signorina? Barriare la pazza. Come in punto scomodativo è questa parte. Quando il laser minerario. Allora, A. X. A, X. Cerchio. A. A, X, cerchio, triangolo. A, X, cerchio, triangolo. Quadrato. Certo, un po' tasti X, un po' tasti Xbox. E lì ho fatto un bel bugarello. E mo che si fa? Forse possiamo bloccare tutto. Si finisce qualcosa. Manca qualcosa, penso, eh. Fammi strada. Muoviamoci. Perché lei non può fare niente lì con la cosa. Sono inutili, amici. Qua non posso più salire. Non posso più salire. In che senso? Di qui non posso andare. Di qui non posso andare. Ma che bello. Ok. Volevo solo premere A. Solo A devo premere. Inizio. E se un'altra parte. Ok. Premiamo A. Adesso ti immagino all'interno della torre. La situazione sta peggiorando. Prima ho persino creduto di sentire un tuono. Abbiamo usato i laser minerari per passare. Vi siete aperti la strada. Ma allora siete veri, eh? Oh, l'ho per capito. La dea, siete veri. Oh, mi spiace. Ero sicura che tu fossi un'allucinazione. Credevo di essere sul punto di impazzire. Per favore, portami via da qui prima che arrivino altri get. Hai qualche idea su come uscire da questo posto? C'è un ascensore al centro della torre. O almeno credo che sia un ascensore. Dovrebbe portarci fuori di qui. Andiamo! E lì Alessandro. Non riesco ancora a crederci. Voglio dire, per quale motivo i Geth ce l'hanno con me? Pensi che Venezia sia coinvolta? Saren sta cercando il condotto. E tu sei un'esperta di Protean. Ovviamente vuole che tu lo aiuti a trovarlo. Il condotto? Ma io non... Cosa diavolo è stato? Queste rovine sono instabili. Il laser minerario deve aver innescato un fenomeno sismico. Dobbiamo sbrigarci. Questo posto sta crollando. Joker, fai decollare la Normandy e aggancia il mio segnale. E alla svelta! Agli ordini, comandante. Leviamo l'ancora. Sarò lì tra 8 minuti. Se morirò qui, lo ucciderò con le mie mani. Simpatico Wretch che se muoio qui lo ciro le mani, ma se muori qui muori qui. Comunque mi ha tolto Liara. E questo non secondo me è un condotto. Cioè la scena di condotto, questo è un condotto alla fine. Che succede? Nemici? Ovviamente. Oddio. Quello che ritorna in vita 2 volte. Poi ci devo sparare. Ah, ammazza tu! Arrenditi! Oppure no. Sarebbe persino più divertente. Qualora non si fosse notato, questo posto sta cadendo a pezzi. Fantastico, vero? Grazie per aver tolto di mezzo quel campo di forza. Ora consegnaci la dottoressa. Qualsiasi cosa vogliate, sappiate che da me non avrete nulla. Non abbiamo tempo da perdere con questo idiota! All'attacco! Dai, ammazziamo quel... Mi piace questo atteggiamento. Allora, lasciamo che si capisca i suoi.
parlo con la vita. Oh, è morto. Non è sulla mia linea di tiro. Tu non me la noi. Che mi ha stancato. Ma vai di nuovo. Salve. Ok, così. Ho molta calma. Che non faccia. Devo andare via? C'è mancato un pelo, comandante. Ancora 10 secondi e saremmo finiti in un mare di zolfo incandescente. La Normandy non è equipaggiata per atterrare in un vulcano in eruzione. La cosa tende a danneggiare i sensori e a fondere lo scafo. Magari ricordatene in futuro. Siamo quasi morti là fuori e tu pensi solo a scherzare. Fa sempre così. Ci si fa presto l'abitudine. Capisco. Deve essere un comportamento tipico degli umani. Mi spiace, non ho molta esperienza con la tua specie, comandante. Però ti sono grata. Mi hai salvato la vita là fuori. E non soltanto dal vulcano. Quei Geth mi avrebbero uccisa. O, ancora peggio, mi avrebbero portata da Saren. Che cosa voleva Saren da te? Sai qualcosa sul condotto? Soltanto che è in qualche modo collegato all'estinzione dei Protean. Io sono esperta in questo campo. Ho passato gli ultimi 50 anni cercando di scoprire che cosa gli è successo. È saltato fuori qualcosa di interessante dalle tue ricerche? Farei prima a dire che cosa non è saltato fuori. Ci sono pochissime tracce archeologiche della civiltà Protean, e ancora meno che spieghino per quale motivo sono scomparsi. Sembra quasi che qualcuno abbia voluto rendere irrisolvibile questo mistero. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutte le tracce lasciate dai Protean nella galassia. Ma ecco la parte più incredibile. Secondo i miei ritrovamenti, quella dei Protean non è stata la prima civiltà galattica a svanire misteriosamente. Il ciclo è iniziato molto prima di loro. Se i Protean non sono stati i primi, chi c'è stato prima di loro? Non lo so. Già ci sono pochissimi reperti relativi ai Protean. Sui loro predecessori c'è ancora meno. Non posso dimostrare la mia teoria, ma so di avere ragione. La galassia si regge su un ciclo di estinzioni. Ogni volta che una grande civiltà si sviluppa, finisce in modo improvviso e violento, lasciando solo rovine. I Protean sono partiti da un solo pianeta e hanno creato un impero grande quanto la galassia, e lo hanno fatto costruendo sulle rovine dei loro predecessori. Le loro più grandi conquiste, i portali galattici e la cittadella, si basano sulla tecnologia di coloro che sono venuti prima di loro. E poi, come tutte le altre civilizzazioni dimenticate della storia galattica, i Protean sono scomparsi. Lo scopo della mia vita è capire perché. Sono stati annientati da una specie di macchine senzienti, i razziatori. I razziatori? Ma non ho mai saputo che... Come puoi saperlo? Che prove hai per confermare ciò che dici? Su Eden Prime c'era una sonda Protean danneggiata. Ha trasmesso nel mio cervello una visione. Sto ancora cercando di comprenderne appieno il significato. Una sonda? Sì, ha senso. Ma le sonde non sono state programmate per interagire con la mente umana. Sono stupita che tu abbia compreso anche solo una parte del messaggio. Si tratta solo di una serie di immagini casuali. Anche con il cifratore non capisco molto. Il cifratore? Roba da Asari. Avrebbe dovuto aiutare il comandante a pensare come un Protean, ma non so se abbia funzionato. Il cifratore ha alterato la mia percezione delle visioni. Ma non è molto chiaro. Ancora non riesco a comprendere tutto ciò che vedo. Ed è stata un'altra Asari a farti questo.
Comandante, con il tuo permesso vorrei fare un tentativo. Hai avuto un contatto con la sonda? Le visioni sono rinchiuse in profondità nella tua mente. Un membro della mia specie ti ha consentito di comprendere meglio le visioni, ma ancora non riesci a vedere il quadro nel suo insieme. Forse io potrei aiutarti. Farò qualsiasi cosa purché serva a fermare Saren. Come l'Asari che ti ha dato il cifratore, io posso unire la mia coscienza alla tua. Forse le mie conoscenze sui Protean aiuteranno a chiarire la tua visione. Vale la pena di provare. Rilassati, comandante. Abbraccia l'eternità. Che cosa incredibile! Tutto questo tempo, tutte le mie ricerche, eppure non avrei mai pensato... Scusami, è solo che non credevo che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. La tua volontà è davvero molto forte, comandante. Quello che hai visto, quello che hai affrontato, avrebbe distrutto una mente più debole. Forza, vieni al dunque. Che cosa hai visto? La sonda su Eden Prime doveva essere gravemente danneggiata. Buona parte della visione è mancante. I dati trasferiti nella mente del comandante sono incompleti. Non è che per caso ti sei imbattuta in qualche indizio, vero? Qualcosa che noi abbiamo tralasciato. Ho visto solo cose che tu già conosci. Avevi ragione sui razziatori. I Protean sono stati distrutti da una specie di macchine senzienti. Credo che sia ovvio che esiste un collegamento fra i razziatori, l'estinzione dei Protean e il condotto. Però non ho trovato tracce capaci di aiutarci a trovarlo. Quale sarà la nostra prossima mossa? Saren sapeva che su Eden Prime hai avuto un contatto con la sonda. Probabilmente ha cercato di trovarmi perché temeva che ti potessi aiutare. Io sono riuscita a interpretare i dati della tua visione. Se recupererai la parte mancante, sono certa che potremo avere un quadro chiaro della situazione. Abbiamo già tutte le specie non umane esistenti a bordo. Perché non aggiungere anche un Asari alla squadra? Grazie, comandante. Ti sono molto... Ehi... Temo di non sentirmi molto bene. Quando hai mangiato l'ultima volta? Ho dormito. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Chakwos. Probabilmente è semplice stanchezza mentale, unita allo shock di aver scoperto che cosa è realmente accaduto ai Protean. Comunque, un esame medico di sicuro non mi farà male. Anzi, mi darà il tempo necessario per riflettere. C'è altro, comandante? Possiamo parlare dopo che avrai visto la dottoressa. Potete andare. Tutti quanti. Ho inviato i rapporti sulla missione, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il consiglio? Fallo subito, Joker. Sto aprendo il canale, comandante. Abbiamo ricevuto il suo rapporto, comandante. La dottoressa Zoni è a bordo della Normandy, immagino. Ha preso le necessarie misure di sicurezza? Liara è dalla nostra parte. I Geth stavano cercando di ucciderla. Venezia non permetterebbe mai a Saren di uccidere sua figlia. Forse non lo sa. O forse non la conosciamo bene. Non mi aspettavo certo che diventasse una traditrice. Almeno la missione è riuscita. A parte per la distruzione di un'importante rovina Protean. Era davvero necessario, Shepard? I Geth erano ovunque in quelle rovine. Siamo fortunati a esserne usciti vivi. Certo, comandante. La missione ha sempre priorità su tutto. Buona fortuna, comandante. Si ricordi, contiamo su di lei.